Mi chiamo Alessandro Maggini e io lo so perché sono arrivato qui, come ci sono arrivato. Io so che questa è la mia ultima marcia. I ricordi si accavallano nella mia mente. Presto tutto si farà scuro, buio. La notte scenderà su di me. Ma questo turbinio di pensieri non cancella chi sono e cosa ho fatto. Dentro di me tutto resta calmo. Lo è sempre stato. E lo sarà anche dopo. La tempesta è là fuori. Ma io resto fermo, come uno scoglio in mezzo al mare. Quando cominciai a capire, non c'era nulla da capire, tutto era chiaro. Da una parte c'era chi la libertà la negava, la imbavagliava. Dall'altra c'erano gli altri, quelli che la libertà l'amavano. E io ho scelto. A dire il vero, scelsi subito, scelse il mio sangue. Perché io sapevo di chi ero figlio e nipote. Perché la libertà io l'amavo. Ce l'avevo lì, avvinghiata alle viscere, cullata nel mio stesso sangue. Il bisnonno Giuseppe era mazziniano e carbonaro. Se lo portarono via gli austriaci nel 1849. Fu fucilato perché insorto contro lo straniero che schiacciava l'Italia. Lo stesso accadde a suo figlio Ubaldo, morto 10 anni dopo per le torture subite sempre da parte degli austriaci. Mentre l'altro fratello di Ubaldo, che si chiamava come me, sì, come me, Alessandro, a soli 12 anni si arruolò nei 1000. Remo, figlio di Alessandro, morì nell'estate di 20 anni fa, poco prima che io nascessi, per essere insorto contro un'altra tirannide, quella fascista. Amava definirsi difensore del libero pensiero democratico. Remo, testardo, cocciuto, con un fratello gemello, Romolo. E Romolo è mio padre. Mio padre ha sempre saputo cosa volesse dire morire per la libertà. Tutta la mia famiglia lo sapeva e l'ho saputo fin da subito anche io. Sono stato un bambino fortunato, la maestra diceva, è dotato di un'intelligenza vivace, deve continuare a studiare. Così, finite le elementari, proprio la maestra mi preparò per l'esame di ammissione alle medie. Passato l'esame, come passai 3 anni delle medie, mi iscrissi alle magistrali. Studiare, studiavo, ma senza dire nulla a casa, a parte qualche lavoretto saltuario. Sono entrato a far parte della Resistenza. Prima ad Ancona, la mia città, organizzavo il volantinaggio. A dire il vero, con la scusa che dovevo studiare molto. Spesso la notte rimanevo fuori casa perché i volantini io li scrivevo e li stampavo. E quelli che non riuscivo a distribuire li nascondevo nella testata del letto, perché nessuno doveva trovarli. Papa Romolo ha sempre saputo quello che facevo. Mio padre sapeva e taceva. Aveva paura per me, ma non si può fermare il sangue. Non si può indurre un figlio a rinunciare a tutto ciò che proprio lui mi aveva insegnato. Dopo l'8 settembre tutto è cambiato. La guerra sembrava finita, ma è stato solo un anno. Sapevo che presto saremmo tornati a combattere. La nostra zona era nel mezzo. La chiamavano la terra di nessuno, quella tra l'Italia liberata, sotto la linea Gustav, e quella in mano ai nazifascisti a nord della Gotica. È sempre stata dura, sempre. Ma io sapevo che presto tutto sarebbe diventato più difficile. Nella tipografia organizzavo riunioni clandestine, perché bisognava informare, sì, informare, ma soprattutto formare le coscienze. Nei cantieri navali, nelle fabbriche, nelle scuole. Era bello sentirsi vivo, con il cuore in gola, qui ad Ancona, la mia città. Non riuscivo proprio a stare con le mani in mano. Organizzavamo azioni sempre più rischiose. Come quando siamo riusciti a far scappare una decina di soldati dalla caserma Villarei, sotto il naso dei fascisti e dei nazisti, che si infuriarono. Ma un giorno mi chiamarono. C'era bisogno di me ad Ostra, e io sono andato. Ero spaventato, spaesato. Ad Ostra non conoscevo nessuno. Sapevo soltanto che era un paesino di campagna dove vivevano moltissimi contadini. Già i contadini. Gente per bene, ma gente che non vuole storie. Tanti sono cattolici,
e la maggior parte della Chiesa è schierata con il fascio. Don Pettinelli vuole che ci arruoliamo, che obbediamo al governo, soprattutto noi ragazzi del 24 e del 25. Ma chi ama la libertà come me non può obbedire. Così non obbediamo. Non obbedisco! Ad Ostra ho conosciuto persone coraggiose. C'era Pietro Brutti, di poco più grande di me, giovane Spavaldo e Amedeo Galassi. Abbiamo costituito un distaccamento partigiano garibaldino. Eravamo una trentina. La guerra infuriava e la fine per i nazifascisti si avvicinava. E più si avvicinava e più diventavano feroci. Sembravano belve, assetate di sangue. Quel giorno era la fine di gennaio e abbiamo deciso di agire. Ci servivano armi. Così, quando abbiamo visto arrivare una macchina scoperta sulla piazzetta del Mercatale, i tedeschi scendono e lasciano incustodito un mitra. Pietro lo afferra, scappiamo, ma mentre scappiamo qualcuno lancia una bomba a mano e un tedesco muore. Mentre scappavo sentivo il sangue pulsarmi nelle vene, sapevo che i tedeschi si sarebbero abbandonati alla violenza più cieca. Ma ci servivano armi da portare ai nostri amici in montagna. Così qualche giorno dopo abbiamo assaltato la caserma di Ostra e qualche giorno dopo ancora quella del Belvedere Ostrense. Più attacchiamo e più ci esponiamo. Dopo ogni azione ci nascondiamo a casa di qualcuno di cui ci fidiamo, a casa di qualche contadino. Anche quel giorno, nel sole tiepido di febbraio, dopo aver passato la notte in una casa di campagna, aspettavamo un nostro compagno. Già, un nostro compagno. Ma la guerra è brutta. La guerra rovescia le coscienze, arma la mano del fratello perché uccida suo fratello. Quella mattina ci siamo sentiti chiamare Pietro, Alessandro, Amedeo. E il nostro compagno c'era. Era lì davanti a noi, ma era scortato. Ci aveva venduti, già, ci aveva venduti. Ci prendono e ci strattonano sulla piazza di Ostra, dove i fascisti baldanzosi ci aspettano. Ora lo so, quello che mi sta per accadere. E quello che mi sta per accadere non tarda ad arrivare. Parla, figlio di cagna! Lo guardo e quasi mi si dipinge un sorriso beffardo sul volto. Parla, canaglia! Dici, dove sono gli altri? Restiamo muti. Resto muto mentre sento i calci nel ventre di quel gerarca vestito di scuro che per me non ha lineamenti, ma soltanto il contorno scuro del male. E mentre ci pestano mi chiedo se chi ci ha venduti per soldi, per quelle 50.000 lire come diceva il bando fisso qualche giorno prima proprio dai fascisti, o per qualcosa di più allettante. Ma non penso che valiamo tanto. Si accaniscono su di noi ad intervalli regolari. Non si stancano mai. Vogliono il nome degli altri compagni. Su di noi non hanno il minimo dubbio su chi siamo e cosa facciamo. Il fazzoletto rosso che portiamo al collo parla per noi. Ma quando si accorgono che non parleremo mai, allora se la smettono. Il tempo sembra fermarsi. Sento come una nuvola scura che dal cielo mi avvolge. Tutto sfuoca. La mia testa sta scoppiando, le mie tempie battono. Questa è la mia ultima marcia. Pian piano ingrigisco, svanisco. Un momento ancora per guardare il cielo e poi chiudere gli occhi. Immaginare soltanto per un istante i luoghi familiari che certamente non rivedrò mai più. Un momento solo ancora. Portatelo ai compagni.